questi ad esempio ti tagliano tanto il viso. Prima di iniziare volevo solo dirvi che questa consulenza di Facial Shape è totalmente copiata e ispirata da quella che hanno fatto a me, quindi il risultato sarà lo stesso. Se siete curiosi di vedere sia come è una consulenza di Ermocromia, Body Shape, Facial Shape, vi lascio il mio secondo canale qui sotto in cui le ho riprese tutte e tre, così magari se qualcuno può interessare guarda come funzionano davvero. E poi voglio ringraziare anche Ferdinando in Arte Ferschetti, vi lascio su Instagram qui, che è il consulente di immagine che mi ha fatto sia l'analisi del viso sia l'analisi della body shape. È molto bravo, molto professionale, molto delicato e carino, e ve lo consiglio tanto se siete appunto della mia zona. Quindi vi ringrazio di aver aspettato, insomma, di aver ascoltato questa premessa. E quindi io spero davvero per quanto riguarda l'ermocromia e la body shape. No, quindi questa è la tua prima consulenza. E ti posso chiedere come mai hai scelto di fare come prima cosa la facial shape? Di solito si fa prima l'ermocromia. Sì, questa consulenza può fare esattamente questo, effettivamente se è ciò di cui hai bisogno è adattissima. Non te lo volevo chiedere perché di solito sull'ermocromia c'è molta più curiosità. D'accordo. Perché no? Se troverai bene un giorno potremmo fare anche quella. Comunque ti vado a spiegare cosa andrò a fare. Praticamente non voglio farti tutta la spiegazione teorica dietro, ma tutti i nostri canoni estetici hanno origini molto antiche, in particolare dai greci e dalla famosa sezione aurea. Quindi la forma del viso che più, diciamo, appaga il nostro senso di estetica è quella ovale, perché è quella che più richiama l'estetica della sezione aurea, in estetica su cui siamo stati esposti da secoli e secoli e che abbiamo dentro di noi. Poi ognuno può avere ovviamente il suo gusto personale, il suo stile, però diciamo che con questa consulenza andremo a vedere attraverso l'analisi del viso quelle tecniche, quegli accorgimenti, quegli accessori, quel taglio di capelli che può andare ad armonizzare il viso. Quindi noi non parliamo mai di difetti, mai. Noi parliamo solo di andare ad armonizzare, quindi a rendere tutto più armonico, di forme simili, in modo che non ci sia qualcosa che salta troppo fuori e magari qualcosa che invece viene penalizzato. Poi ripeto, abbiamo gli occhi grandi e ci piace risaltare gli occhi grandi, useremo questi consigli al contrario, questo sicuramente. Però appunto sì, quindi va dal trucco, taglio di capelli, accessori, scollatura. Bene, andiamo a cominciare. Come prima cosa io guardo la simmetria del viso nella sua parte destra e nella sua parte sinistra. Nessuno di noi è simmetrico, questo ormai lo sappiamo, ma voglio capire ad esempio se c'è qualche punto
del viso che è più alto, un po' più spostato a destra, a sinistra. Okay. E andrò a usare questo semplice foglio con una riga al centro. Così. Lo vado a posizionare davanti al tuo viso. Ok. E poi guardo un attimo bene. Ok. Questo qua. Allora, da quello che vedo, hai la parte destra esattamente come me. Hai la parte destra un pochino più alta del viso, soprattutto il sopracciglio. È normale, è normalissimo, ma ad esempio questa cosa può cambiare, se può cambiare, può essere meno accentuata se andiamo banalmente a spostare il ciuffo da una parte all'altra. Posso avvicinarmi a seconda te? Allora, ti faccio vedere, se io prendo e mettiamo il ciuffo da questa parte, come vedi il sopracciglio si nota ancora di più. Se noi invece spostiamo i capelli, li mettiamo da questa parte, vedi che è già tutto più armonico. Guardiamo infine la riga in mezzo. Bene, ma l'effetto più armonico è appunto con i capelli da questa parte. Quindi vedi già, è veramente una cosa molto semplice che può cambiare e può armonizzare già molto la forma del viso, renderla più omogenea. Adesso, prima di andare a vedere gli archetipi del viso e quale si sovrappone meglio al tuo, volevo anche andare a vedere le proporzioni del tuo viso. Allora, con quest'altro foglio. Anche questo è molto semplice, cioè, come vedi, ha queste linee che mi permettono di dividere il tuo viso. E di solito questa parte prontamente dovrebbero essere circa uguali e poi un po' più piccole invece la parte di mezzo. Ripeto, per il viso perfettamente armonico. Ma andiamo a vedere, nessuno di noi è così. Andiamo a vedere allora. Allora, ti dico, circa queste zone sono simili, questa zona è un po' piccolina, in realtà per i miei gusti mi piace tantissimo le zone un po' così piccoline, però ripeto, è tutto al fine di armonizzare, non c'è nulla di sbagliato, nulla di giusto. Quindi, ok, direi che comunque la parte fronte e la parte mento si assomigliano molto. Andiamo a vedere un attimo se ti starebbe bene la frangia. Hai mai provato a farti la frangia? Scusa, ti stava bene? No. Se abbiamo la fronte un pochino più alta, ci starà bene la frangia per riproporzionare. Vado a mettere, guarda. Semplicemente la mano così. Direi di no, direi di no. Va bene, era solo per provare. In ogni caso, appunto, poi se ti fosse stata bene la frangia, avremmo visto magari anche una forma particolare. Dipende. Ad esempio, se non viso un po'
pochino più quadrato, andremo un pochino più a incorniciare il viso, eccetera. In ogni caso, la frangia non te la consiglio, invece il ciuffo, come abbiamo detto, perfetto. Sempre con questo foglio andrò a vedere se di lato hai il mento, o la fronte più sporgenti. Questo ci potrà dire se ti valorizza di più una coda alta o una coda bassa. Andiamo a vedere. Mi metto di lato. Allora, hai la fronte leggermente più avanti rispetto al mento. Quindi cosa succede? Possiamo avvicinarmi, ti accorgio un pochino i capelli alla veloce. Se io vado a tirarti i capelli in su, anzitutto vorrei capire tu cosa pensi ti stia meglio. Io ti porto appunto i capelli tutti in su e ti guardo soprattutto di lato, vedo che tenendo il mento, tenendo la coda in su, il mento un pochino retrocede. Se invece vado, ok, vado un attimo a metterti i capelli, eccoci qui in basso, invece riprende la figura e nella facial shape premo la mano. Lavoriamo tanto a contrasti, quindi armonizziamo, abbiamo un po' più volume qui, mettiamo volume al contrario sotto per armonizzare ed equilibrare. Quindi è tutto così, dopo il ragionamento è molto semplice. Ok, molto bene. Quindi per ora siamo ciuffo, esatto, da questa parte, coda bassa. Niente frangio, poi ripeto, puoi farla quando vuoi, puoi farla anche domani, non c'è problema. Ok, andiamo a vedere adesso gli archetipi del viso per capire circa la forma. Sono quasi sicura che tu non rientrerai in uno preciso, ma andiamo a vedere. Ne ho un po'. Uno. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora partiamo da quella più armonica di tutte, che è l'ovale. Semplicemente la vado a sovrapporre. Andiamo poi con quadrata. Allora, te l'avvicino un pochino. Allora, ti manca, conta che il quadrato ha la mascella molto molto squadrata. Quindi anche quadrato.
Sandra Bullock, Demi Moore. Andiamo poi col triangolo. Triangolo. Mi sembra già appunto troppo allungato per te. Direi che queste forme anche molto grandi non ti appartengono. Mettiamo sempre così. E poi ci avvicchiamo magari al tuo. Perché spoiler, anche questo appunto oblungo. Oblungo è tipo, sarà Jessica Parker, no? Quel viso col mento molto appuntito, appunto, molto affilato, un viso molto affilato. Sì, e dopo pensa appunto che per ogni archetipo di viso ci sono varie pettinature, tagli, mossi, lisci, dove cadono i capelli. Da qui parte un mondo. Allora, andiamo a mettere poi il diamante. Il diamante è quel viso che ha gli zigomi particolarmente bronzati. Andiamo a vedere ad esempio Jennifer Lopez. Ma mi piacciono tantissimo gli zigomi molto accentuati. Trovo che sia una splendida forma del viso, ma direi che non ti corrisponde. No. Ok. Rotonda. Punto rotonda e questo io direi che ci corrispondiamo abbastanza bene. Vicino un pochino, ma direi di sì, direi di sì. E però ne ho un'ultima e te la voglio far vedere perché secondo me anche questa non ti va troppo lontano. Come vedi che la tonda è veramente molto regolare, però io ti vedo anche un accenno di cuore. Te lo faccio vedere su di te. Scusami, tondo è, scusami, tondo e mastone, ad esempio. Cuore, cuore. Me la ricordi in un certo senso, non sei totalmente cuore, perché comunque ti manca un pochino proprio la mascella così accentuata verso il basso e il mento così a punta, però l'attaccatura c'è e anche questo comunque accenno al mento sfilato c'è, qui c'è tanto attaccatura, i capelli così. Esatto. Quindi, se vado a sovrapporli, direi che troviamo comunque sei una bella sovrapposizione appunto di queste due forme.
più tonno che a cuore, ma possiamo, diciamo, a cuore, con viso palesemente a cuore, è presente la protagonista di Regina di Scacchi. Molto 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 accentuata, per questo dico che non corrisponde totalmente a cuore, ma non corrisponde neanche totalmente a tondo, però più tondo che cuore. In ogni caso abbiamo questa forma appunto del viso che tende ad arrotondarsi e vogliamo appunto lavorare di contrasto, quindi vogliamo cercare di allungare un pochino il viso e soprattutto evitare di renderlo ancora tutto più tondo. Ok, quindi andare a ripetere e ripetere questo tondo e tondo e tondo sul viso. Allora, adesso facciamo una prova con degli occhiali, questi sono occhiali, sono un po' così, però per farti vedere come può cambiare, veramente. E ti faccio un esempio adesso col tuo viso, comunque della forma rotondeggiante. Esatto, questi hanno che sono leggermente squadrati, quindi ci sta per te perché creano un po' di contrasto, ma tendono ancora un pochino troppo cerchio. Soprattutto vedi che vanno ad affinarsi qui, quindi vanno ancora a sottolineare un po' questa tendenza al cuore. Facciamo questo esempio ancora di più. Adesso di te, però se vuoi andare, cioè se vogliamo fare un lavoro fatto bene di armonizzazione del viso, dovremmo evitare queste forme. Vedi, questa è proprio tipica gatto che allunga così, allarga tanto gli occhi, quindi comunque va ad accentuare ancora, ad ingrandire ancora una parte che in realtà è armonica, va a diminuire questa parte che è già leggermente più piccola e va ancora affinare il viso, cosa di cui in realtà non hai bisogno. Guardiamo questi rettangolari. Questi, ad esempio, ti tagliano tanto il viso. Hai gli occhi troppo grandi per questi occhiali e vanno anche su di me, guarda qui. Proprio mi tagliano il viso. Ok,
la montatura è un po' troppo grande per il tuo viso e poi è nera molto spessa, però come vedi va ad armonizzare. Se verrebbero così un pochino più piccole perché lì dipende da tanto, però questa forma ci siamo perché vedi va a contrastare, è abbastanza quadrata e va a contrastare. Quindi se un paio di occhiali da sole, un paio di occhiali da vista, eccetera, puntiamo più su questa forma, però magari una montatura un pochino più sottile. Questi già sono un po' troppo tondi per te, un po' troppo a gatto, però andiamo un attimo, ti faccio un attimo vedere questa. Solo la montatura. Ecco ci siamo già di più. Quindi andiamo ad abbinare i due, la forma e una montatura un po' più sottile e secondo me andiamo ad armonizzare tanto il viso. Quindi non è vero che non ti sta bene nessun occhiale da sole, non è vero. Semplicemente bisogna avere determinate accuratezze. A certe persone gli occhi stanno meglio molti più tipi di occhiali, quindi a volte ci lasciamo un po'. Sì, deprimere da questa cosa, comunque diciamo, ma non ci starà, tanto non mi starà mai bene, invece no, c'è ognuno tutte. E che si incontrerà anche i nostri canoni estetici, ne sono sicura, magari la ricerca sarà un po' più lunga, ma. Adesso quindi andiamo a dare il risultato finale e quindi i consigli finali su acconciature, tagli, accessori. Allora, facial shape tondo. Andiamo poi appunto a segnarci delle piccole accortezze sul fatto che tu non rientri perfettamente in questo archetondo, ma tendi un pochino al cuore. Allora, guardiamo un attimo, ci sono gli scogli. Vengo un attimo, aspetta. Qui abbiamo gli scogli dipende anche dalla body shape, però ecco, per te eliminerai il quadrato, ma a parte questo, il resto si sta molto bene. Occhiali, appunto, abbiamo visto questi, abbiamo detto che proprio questi. Comunque non ci vanno. Poi andiamo poi a vedere. Ecco i gioielli. I gioielli, visto che tu tendi molto a non usare tipo me, gli anellini, i cerchietti, eccetera, vanno solo a ricordare tondo, tondo, tondo. Faccio vedere qualcosa invece che può allungare il tuo viso e armonizzarlo. Ok? Anche allungare leggermente questa parte e portarla un po' in basso. Sì, diciamo che ti stanno molto bene, ti possono valorizzare molto i gioielli, gli orecchini a cascata, i fili, pendenti, anche le collane a V. A proposito, adesso andiamo a vedere anche per le scollature. I capelli eliminerei i dritti perché se no ti tendi al cuore, questo non sta bene. Invece liga laterale oppure la banana ti sta molto bene appunto verso il basso. Oppure abbiamo questo corto non so se ti spaventi, sta molto bene. Ad accentuare un pochino tra l'altro la forma di cuore. Visiera andrei a evitarla, ma tutti gli altri cappelli, soprattutto una fascia, un pescatore, ti possono stare veramente benissimo. La fascia secondo me su di te sta di un bene incredibile. E poi guardiamo le sopracciglia. Ok. Adesso
esempio, per togliere un po' questo tondo, possiamo andare a stondeggiare con un bel contouring che alzi un pochino gli zigomi e dia un pochino più la forma diamante. Nulla di qui sulle guance che arrotondi ancora l'Heidi, no, che illuminante alto. Per quanto riguarda il viso, tanto questo è tutto l'appoggio, il viso da una parte più alto o più basso, oltre appunto a lavorare di riga, lavoriamo anche ad esempio di eyeliner, matita, ombretto, nel senso che dove è più alto l'occhio, non andremo ad alzarlo ancora di più con una matita alta, ma cercheremo di mantenere ad esempio l'eyeliner un pochino più basso da una parte e un pochino più alto dall'altra, appunto è come quando correggiamo qualcosa, raddrizziamo qualcosa. La brassina non andrei ad esagerare tanto perché già hai delle labbra molto evidenti, molto belle, invidiabilissime, però non andrei appunto a sottolinearla perché altrimenti togliamo tutta l'armonia e l'attenzione ci concentra solo lì, sparisce il resto proprio da un peccato. Capelli direi soprattutto per ricordare un po' il cuore e allungare un pochino delle onde molto morbide, ti stanno bene anche i capelli lisci, i capelli troppo mossi invece li eviterei perché vanno solo appunto a rotondeggiare e gonfiare, gonfiare. Quindi un bel mosso tipo il mio, un po' più basso magari che arrivi bene qui, vedi, va a sottolineare questa forma a cuore. Quindi un ciuffo così già può valorizzarti. Andiamo infine a vedere la scollatura. Un gioiello del genere va a valorizzarti tanto, lascia stare il colore se non ti piace, insomma. Un gioiello di questo tipo, vedi, è a filo, è lungo e va ad allungare il viso, ad affinarlo e ti starebbe molto bene un orecchino del genere, vedi anche filo e con pendente in fondo, quindi va a abbassare il tutto, armonizzare il tutto. Un altro orecchino grande, che però forse questo è un po' troppo rotondeggiante, con te può essere una cosa del genere. Comunque devi andare a scegliere accessori più medio grandi che medio piccoli. Al meglio, al meglio, al meglio. Questi sono i miei consigli. Andiamo poi a vedere come ultima cosa la scollatura perfetta, l'altezza della scollatura perfetta, perché comunque la scollatura dipende tanto anche dalla body shape, però l'altezza possiamo andarla a vedere. Quindi, allora, si va a misurare. Andiamo a misurare da qui a qui, quindi dall'attaccatore dei capelli al mento, quanti centimetri abbiamo? Ad esempio, qui ne abbiamo 19. E andiamo poi a mettere il metro qui e a contare 19 e arriveremo alla scollatura perfetta. Quindi andiamo qui, 19 e qui. Abbiamo la scollatura perfetta, quindi sia per una camicetta oppure anche per andare per una collana, l'altezza perfetta. Questo vale per tutte le forme del viso, è proprio una questione di proporzioni. Allora, questo è tuo, te lo appoggio qui. Io ti ringrazio tantissimo, spero davvero che questa consulenza ti sia piaciuta e ti possa aiutare a valorizzarti e a vederti meglio, perché hai un viso stupendo e mi dispiacerebbe insomma che tu non ti trovassi all'altezza del tuo splendore. Quindi ti ringrazio e magari ci vedremo.
Buona giornata.